Ciao a tutti e bentornati. Oggi parleremo di energia pranica. Allora, innanzitutto noi di cosa stiamo parlando? Parliamo dell'energia che emaniamo attraverso le nostre mani. Quindi per energia pranica si intende proprio questo. Tutto il nostro corpo fisico emette la nostra energia, naturalmente. Ma deteniamo delle parti del corpo che noi comunque usiamo di solito proprio per quello scopo. Usarci, esprimerci, anche attraverso la creatività, che non a caso a volte si chiama proprio manualità. La nostra manualità non si ferma soltanto nel campo fisico, ma anche in quello spirituale. In che modo? Le nostre mani, abbiamo visto nell'arte dell'osservazione vegetale, si comportano proprio come petali del fiore, quindi emanano dai petali, i fiori, in questo caso la mano emana dalle dita e dal palmo, che verosimilmente è rappresentato dal polline, dal centro del fiore. Perciò, come funziona l'energia emessa attraverso le nostre mani? In questo modo. Allora, noi abbiamo, e spero che si veda, noi abbiamo la nostra mano, qualunque in realtà va bene, anche se comunque di solito la nostra mano sinistra è quella ricettiva e quella destra appunto è fatta, impostata energeticamente per emettere, spingere e questa per attrarre, ricevere. Ma entrambe in ogni caso emanano allo stesso modo. Dalle dita partono come se fossero dei raggi e dal centro del palmo si potrebbe dire che emaniamo a onde. Perché questo? Perché questa differenza è semplice? Perché è così che sono fatte le nostre dita e l'energia viene emessa e si adatta anche nell'emissione alla forma del corpo da cui viene data. Quindi il dito, che molto spesso noi lo vediamo anche per quanto riguarda non solo la magia bianca, ma anche la magia nera, come nelle maledizioni, in cui si punta in dito la nostra emissione, viene convogliata dalla nostra intenzione, in quel caso negativa, verso un qualcosa, di solito un soggetto più che un oggetto. Il dito è quindi direzionale, lo vediamo nel fisico come nello spirituale. Poi parleremo meglio delle maledizioni se vorrete. La mano dunque è a forma di stella perché realmente vorrebbe rappresentare l'emissione energetica stellare a forma di astro, cioè direzioni da ogni dove. E non a caso, anche nel metodo chiromantico in divinazione, ogni parte della mano ha un suo significato, ha un suo posto. È come se in questo caso, anche se non è realmente a forma di pentacolo, di stella a cinque punte la mano, ma se la guardiamo, notiamo l'impronta divina, la concezione della dea che aveva nel formare la mano in questo modo, in modo che possa prendere ed emanare. Quando noi facciamo così, abbiamo l'impressione che stiamo aprendo come dei fiori, come una stella, la nostra emissione. E realmente è aperta la nostra emissione. Quindi quando facciamo così, la nostra energia in che modo verrà emessa? A onda tutto, una quasi un'esplosione, diciamo, ok? Non in questi termini, eh? Poi dipende dalla potenza della persona e quindi anche dall'allenamento della persona a emanarsi. E questo è un altro discorso. Ma a livello visivo ed energetico, questa apertura, quindi l'emissione pranica in questa modalità, viene effettuata senza precise forme all'energia, ma un'onda. Aperta, l'energia è chiusa, vengono chiamati mudra anche queste posizioni delle mani molto spesso in altre culture perché
perché è veramente valente, ha un suo reale significato pragmatico che si può usare in stregoneria, la posizione delle nostre mani. E non solo, come per esempio nello yoga, la posizione che assume il corpo può realmente convogliare l'energia, esprimersi e sbloccare addirittura un nostro blocco energetico e quindi ampliarci, liberarci. È molto importante quindi la forma sia dei simboli che in questo caso dell'energia interna al corpo, come nelle pratiche di yoga, per esempio, o anche nelle arti marziali, che questo lo spiegano in ogni caso, lo spiegano bene, non è un segreto. L'energia non ha forma, ma dal momento in cui noi gliela diamo in vari modi, sia che sia interna che venga emanata e sia che sia esterna, l'energia con una forma prende un significato particolare. E quindi ha una sua funzione specifica. Pugno chiuso, l'energia è ferma, è rappresa. Dove? In noi. Quindi la nostra energia, si parla in questo caso della nostra energia, la nostra emissione non viene esternata. Anche nello yoga, infatti, gli insegnanti, nella loro pratica, esortano i loro studenti a comprendere, essere presenti. Quindi comprendere sentitamente, essere presenti sensibilmente ad ogni sensazione del loro corpo. In questo modo avranno una chiara percezione quando si apriranno ai loro blocchi. Diveniamo dunque coscienti del nostro corpo in stregoneria. Più siamo coscienti di noi, di tutte le parti del nostro corpo e di tutti i nostri corpi, di tutto ciò che siamo, sia a livello mentale, con la riprogrammazione mentale e l'autoanalisi, eccetera, sia a livello fisico, noi possiamo quindi usarci, usare tutto ciò che siamo nella consapevolezza di ciò che siamo e di come lo diamo e di che cosa noi possiamo dare efficacemente, con le tecniche che si rifanno a noi, che ci risuonano e quindi ci calzano e se ci calzano funzioneranno. In apertura noi facciamo questo movimento. Questo è il movimento dell'atomo quando si esprime, ok? È anche il movimento della pulsazione solare e la pulsazione stessa del nostro cuore. Possiamo anche fare questo esercizio energetico per imparare a emanare meglio o sentire, percepire meglio la nostra emissione pranica. Come si fa a percepire l'emissione pranica? Allora, questo comunque era considerato un video per neofiti, naturalmente, e non solo. Può essere utile a tutti coloro che seguono l'arte di Gaia e vogliono imparare la stregoneria di luce. Allora, per i neofiti che mi avete chiesto tantissimo sin dall'inizio del canale, Ambra, ma come faccio io a percepire l'energia se non la percepisco? Allora, vi dirò, io non è che dall'inizio sapessi percepire l'energia, anzi, piuttosto tardi, devo dire, verso l'adolescenza. In che modo l'ho fatto? Ampliandomi, praticando. Mi ricordo proprio la sensazione che io andavo vicino a un oggetto o semplicemente facevo questo, che è la sfera, ora vi spiego meglio, con un'altra persona, cioè mano pronta a fare nulla, a percepire. Noi dobbiamo percepire la nostra energia. Già così una persona che ha attivato la percezione energetica sta percependo l'emissione pranica. Quindi già così io sento l'energia che sta emanando, ok? Sto io volontariamente emanando. In che modo si può percepire e allenare questo? All'inizio, anche se già così si può percepire, io però consiglio ai neofiti di provarlo con qualcuno. Un'altra persona si metterà nella stessa vostra posizione opposta a voi, l'uno di fronte all'altro, e proverete a percepire la vostra energia. All'inizio io vi consiglio una distanza molto breve,
di circa 2 centimetri o 3 centimetri, ok? Perché all'inizio, quando non si è abituati a farlo, non si è allenati, con l'allenamento si può ampliare la distanza e ad un certo punto potrete riuscire a percepire a distanza di tanto, tantissimo, l'energia di un'altra persona. Iniziamo con l'altro. L'altro ci può aiutare. Più vicino è a noi e più facilmente riusciremo a riconoscere la sensazione, le sensazioni che all'inizio saranno molto lievi, ovviamente, dell'emissione. Ora, la posizione della mano farà in modo che noi siamo consapevoli del momento in cui andiamo a emanare, ovvero che io posso anche alzare la mano così e non emanare, in maniera ovviamente volontaria, perché l'emissione pranica è un gesto, è un'azione volontaria, non è casuale, ok? Però già comunque il gesto fa intendere di solito, in qualunque settore della vita, un'intenzione, no? Perciò, se io faccio così, vuol dire che se lo faccio ho un'intenzione di voler andare a toccare, andare ad avvicinarmi a, ok? E in questo caso energeticamente di solito andare a emanare la mia energia. Questo è ciò che si fa all'inizio e più lo praticate e più riuscirete ad avere risultati. I risultati anelati per questo esercizio sono quelli di aumentare la nostra percezione energetica, perché potreste anche emanare e non riuscire a sentirlo, non avere la percezione energetica attivata, quindi non sentirlo che state emanando pure. No, e questo comunque è utilissimo nella vita di tutti i giorni, molto più di quanto si possa pensare, perché il dispendio dell'energia è un interesse che accomuna tutti nel nostro mondo. Quindi essere consapevoli di come funzionano i nostri corpi energeticamente è una cosa assai fondamentale, direi, più che utile. Perciò allenatevi, perché percepire l'energia è una cosa che non riguarda solo la stregoneria di luce, è una cosa che riguarda la vita. Iniziate pure a esercitarvi ogni giorno, o almeno molto molto spesso, perché è come un muscolo, tutto è come un muscolo, bisogna allenarsi. Se non ci si allena, non ci si amplia e quindi non ci si sblocca in questo caso. Questa è una di quelle capacità spirituali e nella nostra dimensione, per ora quarta, andando verso la quinta, questa capacità, le cose spirituali, le capacità spirituali energetiche sono andate un po' perse, ovviamente, come sappiamo, perciò si parla di sblocco. Bene. Io spero che questa prima parte di queste lezioni vi sia piaciuta, mettete pollice in su se vi piacciono e noi ci vediamo presto con un'altra lezione dell'arte di Gaia. Ciao!